visita particolare quella dell'ambasciatore albanese questa sera per presentare un suo libro, ma anche per portare il saluto alla città di Ustuni e alla comunità albanese che è da tanto tempo in pianta stabile nella nostra città. Un motivo di orgoglio per la sua amministrazione, ma anche per la città di Ustuni, un momento bello e particolare. L'ambasciatore albanese, che peraltro è un famosissimo archeologo, ha potuto apprezzare sia il museo che il nostro centro storico, e sicuramente avremo modo di avere altre occasioni per gettare un ponte che io credo già esista da tanto tempo. La comunità albanese in Ustuni e in Italia in genere oramai ha radici che affondano dagli sbarchi del 90-91, dove abbiamo noi accolto a braccia aperte tutte questa folla di famiglie, di bambini, di gente, anche di professionisti che scappavano dall'Albania in un periodo particolarissimo dopo aver rovesciato il regime. Ho avuto possibilità di vedere ciò che non vedono i turisti, per dire la verità, che passano, vedono ciò che è architettonico, bello così, ma non, talvolta non entrano nei dettagli che creano così lo spirito di questa città, a partire di questa ricchezza del museo creato da un cittadino di Ustuni, che è Donato Coppolo, che è un archeologo di un specialista di livello internazionale, poi anche della presenza della comunità albanese, che è così integrata che non si può vedere per le strade. Anche questi legami con l'Albania, che poi sono trasformati in investimenti in Albania, fatti dal signor Casale, che anche è più albanese che di Ustuni. Questi legami che partono anche dalla presenza della cultura illirica messapica a Ustuni a partire dell'VIII secolo. E questo, credo, c'è un gioiello nel tutto questo complesso di Puglia bella e sconosciuto. Io sono stato fortunato come ambasciatore, ma anche come archeologo, di entrare in questi posti bellissimi di Puglia.